note di Vasco Rossi, Bonaccini. L'arroganza non paga mai. Se caratterizzi la campagna elettorale e la vuoi caratterizzare addirittura nascondendo la candidata che sarebbe stata la mia avversaria, significa che hai deciso di giocare su un altro terreno. Ci si è voluti mettere su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno. Ascolta, mi vengono le lacrime. Le vengono le lacrime. Me la sono vista brutta. Lei pensava che l'onda leghista sarebbe arrivata in Emilia? E che non avevano trovato le parole sufficienti. Neanche i fatti servivano. Perché dice i fatti vi davano ragione? I fatti ci davano ragione. In questa terra non è uguale per tutti, ovviamente. La mappa della vittoria larga di Stefano Bonaccini si può disegnare a partire dai comuni sulla via Emilia a ridosso di Bologna, come qui ad Anzola, dove il pomeriggio di domenica i seggi erano affollati, dove al PD e alla coalizione di centrosinistra serviva a mobilitare il proprio elettorato per riprendersi il primato a livello regionale perso alle europee di un anno fa. Fa la foto, fa la foto ai risultati. 63% Bonaccini, 31% Borgonzoni, qui percentuali da Emilia Rossa. Qua siete a casa nostra. Quando vuoi prendere in considerazione cosa ha fatto una persona, devi guardare soprattutto poche cose. Asili, sanità, scuola, sono le cose più importanti. Voi questo avete messo nelle urne, no? Avete difeso questo modello in qualche modo. Certo, io sì almeno. Questo è l'orgoglio emiliano, questo è l'orgoglio che abbiamo noi. Questa è stata la chiave della vittoria. È stata una vittoria personale e politica di Bonaccini, perché Bonaccini è stato un buon governatore dell'Emilia Romagna. Lei è cittadino italiano e ha votato? Sì, ho votato. Per chi ha votato, glielo posso chiedere? Ah, per Bonaccini. Siamo stati bene con lui, quindi alla fine ho deciso di votare Bonaccini. Lei l'ha apprezzata venendo da fuori, il modello emiliano? Sì, sì. Veramente sì. Salvini ha detto soltanto che bisognava conquistare l'Emilia Romagna, ma conquistare l'Emilia Romagna non va conquistata, va governata. L'Emilia è stata un'idea, l'Emilia Romagna è stata un'idea, una delle migliori regioni che ci sono, anche a livello europeo, con un tasso di disoccupazione molto basso. E venire a fare delle critiche così a una regione con un'ossatura come c'ha l'Emilia Romagna e a fare queste critiche forti, gli emiliani si sono rivoltati. Però vuol dire che comunque questa vittoria non è facilmente replicabile per il centrosinistra, dove non ci sono queste condizioni di partenza. Qua tanto l'abbiamo fermato, poi vediamo nel futuro cosa riusciamo a fare. La speranza esiste. Piazza Grande a Modena, nella sua Modena piena per Bonaccini, riconfermato alla guida della regione Emilia-Romagna. Questa è la piazza della vittoria, ma in una campagna elettorale in cui le piazze hanno contato, no? Senza l'intervento delle sardine ci sarebbe stato un maggiore astensionismo e di conseguenza la vittoria del PD e quindi di Bonaccini sarebbe stata più ridotta. È stato anche un incentivo per Bonaccini a spostarsi su certi temi che in quel momento stava abbandonando, fare capire agli emiliano-romagnoli che la cosa importante era quello che era stato fatto e dimostrare che non era con l'odio che si doveva vincere questa campagna elettorale. Può essere un modello questa campagna elettorale anche per il PD nazionale, anche questo doppio livello, no? Quello dei partiti tradizionali e quello dello spontaneismo delle piazze e delle sardine, per fare un fronte comune. Io sì, assolutamente sì. Un partito aperto, e coinvolgente e misurato. È una linea, una strategia inclusiva, aperta, che è la risposta vincente, come stiamo vedendo. E come lo vuole costruire questo fronte adesso comune, vediamo, con le sardine? Intanto le sardine salgono sul palco della festa, per la prima volta insieme a Bonaccini e ai partiti che lo hanno sostenuto. Alla fine ci sono anche loro nel selfie di gruppo dei vincitori di queste elezioni in Emilia-Romagna. Le sardine contribuiranno ad alimentare il dibattito democratico della nostra regione e al tempo stesso saranno vigili nel valutare le azioni che il governo di questa regione porrà in essere.